Allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gazza34 ed oggi siamo di nuovo sul server taiwanese, dove però abbiamo questo eroe che possiamo finalmente utilizzare. Prima di fare qualunque cosa vorrei analizzare bene questo eroe. Come sappiamo ha una skill molto particolare che infligge coma, che immagino venga inflitto dal fulmine, quindi diciamo shock più che coma, anche se ancora non viene inserito. La sua skill stunna per mezzo secondo e fa il 65% del suo danno. Ora, cosa ne penso di questo eroe? È un discorso un po' complicato da fare, perché prima di parlare mi sono voluto informare per bene e dopo essermi informato per bene mi sono reso conto che ciò che hanno fatto è stata una scelta di mercato. Ma a cosa mi riferisco? Ve lo spiego subito. Questo eroe, come già immagino sappiate, ha come talento innato Bastione 8 su 8, che ok, è una cosa molto allettante, cioè a sentirla all'istante si pensa: oh mio Dio, questo re è fortissimo, ma in realtà non è così. È un malus questa cosa, è un malus perché vuol dire che noi non potremo mettere bastione per portare su i suoi parametri. Nello specifico a cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che questo eroe a livello 200, evoluzione 2, raggiunga ben 12.500 di attacco, che sì, è leggermente superiore ad alcuni altri eroi, però allo stesso tempo non è un valore che noi possiamo alzare con bastione. Quindi la pensata qual è stata? Molto semplice, è stata: facciamo un eroe, lo vogliamo fare forte così, però aspetta, poi con la sua skill che agisce in base all'attacco, con il doppio buff sia di bastione che di Dio della Guerra diventerebbe troppo forte. Quindi che cosa possiamo fare? Le diamo bastione 8 su 8 innato, però aspetta, così diventa troppo forte. Allora facciamo una cosa, riduciamo i parametri di modo che con bastione 8 su 8 raggiunga i parametri che volevamo darle originariamente. Che cosa vuol dire in parole povere? Che IGG voleva dargli magari 11.000 di attacco all'inizio come livello massimo, però vedendo il pericolo di fare un eroe troppo forte con il doppio buff appunto di Bastione e Dio della Guerra, che avrebbero aumentato del 90% totale l'attacco più 60% la vita, hanno pensato bene di fermare la situazione lì dov'era e dire: aspetta, diamole bastione 8 su 8, così togliamo quel 60% di buff, non glielo si può più mettere. Bastione su questo eroe non si può utilizzare, quindi hanno tolto questa possibilità. Hanno tolto la possibilità di potenziare sia attacco che vita insieme, perché bastione ora è il talento più forte in circolazione. Ovviamente dando bastione 8 hanno detto: vabbè, visto che togliamo questo, alziamo un po' di più l'attacco, così comunque a livelli alti sarà superiore ad alcuni eroi, ma allo stesso tempo non potrà essere potenziata troppo. Quindi qui abbiamo il nostro eroe, che può sembrare molto forte, ma appunto sembra, perché si tratta di un eroe molto molto ingannevole. Questo eroe ha anche una skill particolare che, come dicevo prima, fa danno in una certa area in base al suo attacco, ma come possiamo vedere qui dal libricino, eccolo qui, apriamolo, possiamo vedere che arriverà alla skill 10 su 10 a fare il 100% del suo attacco, che non è molto. Cioè abbiamo eroi come Babbo Natale che fanno il 750% mi pare a 10 su 10, verifico subito perché ora ho la possibilità. Dov'è Babbo Natale? Eccolo qua, 10 su 10, 690, non 750, mi sono confuso. Però comunque fa 690% di attacco, cioè è tantissimo. Questo eroe qui invece ne fa soltanto il 100%. Quindi a primo impatto questo eroe mi è sembrato una grandissima sola, perché appunto è forte ma non può essere potenziato come noi vorremmo. Quindi è, nel vero senso della parola, una sola. Ma non sono qui per discutere di questo, non sono qui assolutamente per polemizzare su un eroe che ancora deve arrivare sul nostro server, perché io ancora non l'ho provato, quindi non so se effettivamente è già molto forte, quindi non ha bisogno di tutti quei potenziamenti e quindi hanno fatto bene a nerfarlo in questo modo. Ma tutto ciò che vi ho detto poco fa era soltanto la mia impressione a primo impatto, che ho preferito trasmettere perché molte persone potrebbero farsi trarre in inganno appunto da quel bastione 8 su 8 e quindi spendere un sacco di soldi per cercare di prendere questo eroe ingannati dal bastione. Quindi mi è sembrato giusto aprire gli occhi a chi non avesse pensato a questa cosa. Detto questo ragazzi, passiamo subito all'analisi dell'eroe e vediamo quanto è forte, vediamo che cosa è in grado di fare. Allora, per prima cosa vediamo la distanza dalla quale attacca. Io adesso lo piazzo qui, la piazzo, insomma è femmina, però ok, ho piazzato anche Ares per sbaglio, e vediamo che ha una distanza d'attacco pari a quella di Aries, sì. Quindi attacca a distanza massima, il range è quello lì massimo, quindi numero 3. Ora non so se voi avete presente numero 1, numero 2 e numero 3, se non sbaglio sono numero 1 la succube, numero 2 il druido e numero 3 il mietitore, se non sbaglio, non sono sicuro perché non li guardo da un sacco, però cavolo,
Cioè, qui sta picchiando davvero da una distanza enorme, che sembra accentuata dalle piccole dimensioni di questo eroe. Però, come possiamo vedere, attacca sempre dalla stessa distanza di Aries. In tutto questo, io in tutto questo raid non ho ancora visto la skill in azione, e infatti adesso l'ha fatta in un attimo ed è finita. Vabbè, la vedrò nel prossimo dungeon. Adesso vediamo di mettere soltanto questo eroe e vediamo di capire come funziona la sua skill. Quindi lo piazziamo. Per prima cosa sappiamo che abbiamo rianimazione, quindi se le cose si mettono male si rianima e chiudiamo. Ok, ora skill. Ha skillato qui con la torre come epicentro, quindi ha distrutto tutto quello che c'era intorno. Non so quant'è il limite di bersagli, però come mi hanno già notificato, nel momento in cui il bersaglio che prende con la sua skill, il bersaglio centrale, l'epicentro della sua skill, muore o viene distrutto, la sua skill si arresta. Infatti, come vedete, adesso ha preso un piccolino, una truppa piccola, e nel momento in cui la truppa è morta è finita la skill, che in realtà potrebbe durare molto di più. Quindi questa cosa non è molto positiva, perché la skill non rimane lì per tutto quanto il tempo della sua durata, ma si arresta nel momento in cui il bersaglio viene distrutto, e questa è una cosa che potrebbe rivelarsi veramente, veramente dannosa. Ma allo stesso tempo vediamo che, anche se è livello 40, anche se ha un attacco molto basso, perché questo eroe, non so se ve l'ho già fatto vedere, mi pare di no, ha un attacco veramente molto basso, infatti ha 770 adesso, ed è a livello 40. Vediamo a livello 200 quanto avrà. Livello 200, dove sei? Vieni qui, dove sei? Ecco qua. A livello 200 avrà solo 3890, quindi forse anche meno del Minotauro, eh? Andiamo a controllare subito, tanto abbiamo qui la lista di tutti quanti gli eroi. Se trovo il Minotauro, è cosa buona e giusta, eccolo qui. Ha più o meno quanto il Minotauro, quindi. Sì, siamo più o meno lì. 3891, 46.390 di vita. Vediamo lei invece. Ha un punto in meno di attacco e 3.000 punti in meno di vita. Quindi è anche inferiore al Minotauro, anche se ha una velocità di movimento leggermente maggiore. Sì, abbastanza maggiore, sì. 320, quindi è bella veloce lei. Velocità di attacco 1200. Però ragazzi, sull'attacco non sono molto soddisfatto, ma Non lo so, dovrei provarla ad alti livelli, perché così a livelli bassi sembra molto forte, però appunto ad alti livelli bisogna vedere che cosa può fare questo eroe. Intanto vediamo che da sola comunque bene o male riesce a fare i raid senza problemi, cioè i dungeon. Vediamo che non viene praticamente colpita, non capisco il perché. Cioè non vedo proprio la vita scendere quando dovrebbe teoricamente essere colpita. Vediamo un po' dove skilla, ho mandato per sbaglio anche Aries. Ok, skilla qui, distrugge le torri e infatti quando finisce l'attacco, cioè quando viene distrutta la torre, finisce il suo attacco. Una cosa che ho notato è che teoricamente dovrebbe attaccare ogni 0,4 secondi anche lei, come fanno Dracula e anche il Golem. Vediamo un po'. Ora skilla, dove skilla? Ok, non ce l'ho fatta a capire niente, perché ha skillato sull'eroe, ci ha skillato anche Aries, e quindi l'eroe è morto subito e non ho potuto vedere se il tempo effettivamente è quello. Ragazzi, questo qui è il nuovo eroe. Questo qui è il nuovo eroe che sembra molto forte, però allo stesso tempo sembra molto debole. Sono molto, come si dice, indeciso ed incuriosito su questo eroe ancora, perché non so bene quanto possa diventare forte e quanto non possa diventare forte. Ragazzi, in questo breve video ve l'ho mostrato in azione, vi ho detto la mia su quello che è il primo impatto che mi ha trasmesso. Spero vi sia stato utile, vi invito a lasciare un like, un commento e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale. Come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!